Amici di Lecco FM, ben ritrovati sui nostri canali. Siamo a Colico in diretta per la sesta tappa del Giro d'Italia Donne, una delle tappe più lunghe, anzi la più lunga per la precisione, delle 10 in programma. Siamo a bordo strada proprio qui all'arrivo della tappa. Le cicliste stanno arrivando in circa un quarto d'ora indicativo di arrivo. Siamo qui anche con il sindaco Monica Gilardi. Sindaco, buongiorno, una giornata importantissima per Colico. Sì, è una giornata importantissima, siamo tutti molto felici di aver accolto il Giro d'Italia Donne, grandi ragazze, grandi sportive. È una giornata veramente fantastica, con un bel pubblico e una grande organizzazione. Un'organizzazione terribile, bloccare le strade, insomma, è un lavorone ogni volta. È stato difficile? È stato impegnativo perché il lago è grande, l'organizzazione è vasta, intensa, però qui a Colico ci siamo difesi molto bene, grazie alla polizia locale, alle forze dell'ordine e a tutte le associazioni che hanno partecipato per rendere questa giornata unica. Una giornata veramente unica, siamo agli sgoccioli, le atlete stanno per arrivare. Quanto manca indicativamente? Mancherà pochissimo, siamo dai maxi schermo, sono a Dervio, per cui tra poco, visto la velocità con cui vanno, ne abbiamo qui a Colico. Assolutamente sì, grazie sindaco, ci rivediamo tra poco. Adesso facciamo un giro per far vedere un po' la situazione, insomma la tensione e l'emozione è tanta qui a Colico per una giornata veramente importante. Lecco FM in diretta, buongiorno. Buongiorno. Da dove arrivate? Arrivato yesterday and we from Holland. Olanda, sì. Ah, siete qui per il Giro d'Italia. Are you here for looking the tour? I don't speak Italiano, sorry. Okay. Are you here for the race? Yeah. We're looking for Marianne Vos and Van Bergen. She's first, we thought. So yeah. So enjoy it. Goodbye. Ecco, arrivano veramente da tutto il mondo qui per questo appuntamento veramente importante per la città di Colico, per lo sport femminile, per lo sport in generale. Il pubblico è parecchio. Adesso proviamo a chiedere. Buongiorno. Lei è dell'organizzazione. Come sta andando? Ecco, FM in diretta. Benissimo, benissimo, sì. Una giornata emozionante. Sì, emozionante. È contento di essere qui per questa c'è 11 tappe, fino adesso tutto bene. È la tappa più impegnativa, 155 chilometri, insomma è una delle più lunghe. Sì, sono più dure queste di 150 chilometri. Bene, grazie, buon lavoro. Ecco, naturalmente lo staff è veramente importante per organizzare appunto una giornata di questo tipo. L'impegno è veramente l'impegno è veramente ampio ed esteso. Buongiorno. Ecco, appunto, le strade sono state di fatto chiuse già da Pione, insomma la superstrada è stata chiusa. Arriviamo questa ciclista, scusa, due battute, ciao. Ciao, è una giornata importante, tu sei qui insomma in rappresentanza, com'è la situazione? No, io sono venuta qua a tifare le mie compagne che stanno correndo, mancano 15 chilometri, le due in fuga stanno per essere raggiunte, io tifo tantissimo le mie compagne, spero che, visto che ci sono due atlete che sono di casa, spero che riescano a fare un bellissimo risultato perché se lo meritano tanto. È una tappa impegnativa, 155 chilometri, la più lunga del giro, ecco. Quali sono la tua percezione insomma rispetto a questa gara, com'è andata? Beh, sicuramente la distanza fa, 155 km sono tanti, il dislivello è poco, però comunque arriveranno alla fine stanche, siamo a più di metà del giro, quindi ci sarà da stringere i denti. C'è ancora un bel pezzo da fare. Esatto, grazie. Ecco qui. Qui magari facciamo anche qualche domanda. Buongiorno, Lecco FM in diretta, siete di Colico? No. Signore, lei è di Colico? No, è venuto qui per vedere il giro.
Sono qui in vacanza e ne approfitto. È un amante del ciclismo? Vado anche in bicicletta, ecco perché. Ah, ecco, quindi insomma unito il momento, insomma un'occasione. Ma ha scelto proprio questo luogo No, è stato casuale, ecco, insomma. È stato un caso, diciamo. Bene, grazie, grazie, buona continuazione. Per la Trexia Fredo si mantengono nelle prime posizioni con loro anche. Ecco, il pubblico è veramente importante, ci sono forze dell'ordine dispiegate ovunque per poter mantenere insomma l'ordine e la sicurezza delle persone. Questo è di fatto il arrivo con il maxi schermo lì in alto a destra, dove possiamo vedere le atlete che stanno battendo il lago molto velocemente. 9 km intanto alla conclusione. Ecco, 9 km all'arrivo, ce lo fanno sapere. Condivisa Longoborghini ancora molto attiva, dopo i tanti chilometri in avanscoperta si mantiene nelle primissime posizioni a fare l'andatura la campionessa d'Italia. Molti giovani presenti, avanti del bici, del ciclismo. Proviamo a fare. Buongiorno signora, ecco FM in diretta, siete qui insomma per questa giornata importante, lei è un appassionato di ciclismo? Sì, lo seguo, lui è appassionato. Lui è un appassionato di ciclismo? Un po', siete di Colico? Io sì e lui no. Ecco, una giornata importante per la città di Colico. Sì, è contenta? Sì, certo, almeno porta un po' di turismo che mancava. Mancava, insomma, dopo quest'anno è veramente, veramente, sì, sì. Insomma, giornata positiva, tanta gente. Ha retto, sì, per ora sì, poi quindi siamo ormai agli sgoccioli, stanno per arrivare, quindi possiamo dire che di fatto ha retto, sì. Esatto. Bene. Grazie signora, buona continuazione. Ecco, abbiamo trovato una colichese tra le persone che abbiamo intercettato, finalmente una persona di Colico. Meno 8 chilometri all'arrivo. Signore, buongiorno! L'Ecco FM in diretta. Where do you come from? From Holland. Holland? Yes. Oh, wow! A long trip. A long trip. Yes, yes. Are you here? We look for our daughter. Ah, for your daughter? She's racing. Ah, she's racing! Oh. Yes. Sta correndo la figlia, quindi, di fatto. It's an honor for you staying here today. Yeah. Yes, it's nice. Yeah. Is it the first time here in Italy for you? No, many times we have been here. Okay, perfect. So, have a good day, enjoy it. Dall'Olanda, genitori di una ciclista che sta percorrendo questo giro, quindi di fatto veramente tutte le nazionalità sono venute quest'oggi per poter assistere a questo momento importante. Sette chilometri all'arrivo, si sta per arrivare. Sulla testa del gruppo. Ciao, scusa, l'Ecco FM in diretta. Where do you come from? D'Argentina, soy. Argentina, oh wow. Do you know someone who is racing? Sì, ci vado. No, non intendo. Do you know someone who is racing right now? Vine a ver la carrera de Colico. Ok, thank you, have a good day. Quindi veramente da tutto il mondo, anche dall'Argentina, siamo riusciti a intercettare un appassionato di ciclismo. Quindi è proprio una festa veramente importante. Attraversiamo. Ecco, un uomo della Protezione Civile, l'Ecco FM in diretta, buongiorno. Buongiorno. Quanti siete impegnati, insomma un grande sforzo per voi oggi. Sforzi per tutte le associazioni di Colico che danno un contributo a questa manifestazione. È stata dura organizzarla. Sì, diciamo di sì. lo diciamo, però soddisfazione anche sì, tanta. Sì, tanta soddisfazione. Attenzione, attenzione, ci spostiamo che sono in arrivo, di fatto manca poco. Pochissimo, sì. Adesso allora facciamo un ultimo, grazie, buona giornata, buon lavoro. Naturalmente tanti gli uomini della Protezione Civile anche coinvolti.
Adesso ci apprestiamo ad avvicinarci all'arrivo, perché veramente manca pochissimo. Cartello che indica 6 km al termine, direzione Conico per le protagoniste. C'è da fare il giro, grazie. C'è da fare il giro, quindi dobbiamo ritornare di là. Ecco qui. Ciao ragazzi, l'Ecco FM in diretta, siete di Colico? Sì, siamo di Colico. Cosa ne pensi di questa iniziativa? Sei contento di questa tappa? Ma sì, è un bel modo per, come si dice, per rivalutare il paese anche. Comunque, bello, divertente. Sono arrivate tante persone, sei un amante di ciclismo? Non tanto, però quando c'è si va a vederlo. Non si poteva mancare oggi, non si poteva mancare. Grazie, grazie, buon giro. Ecco qui. Mancano veramente pochissimi chilometri all'arrivo, la curiosità sta montando, anche la tensione naturalmente. Gli uomini della polizia che aprono di fatto l'arrivo. Eccoci qui. A che punto siamo? Mancano 3 km e mezzo. 3 km e 200 metri alla conclusione di Colico. Quindi avanzano anche le ragazze della Canyon SRAM. A centro strada, sul versante opposto della carreggiata. Ecco, presidente La Proloco. Buongiorno. Ecco, gli rubiamo due parole, l'abbiamo beccata in diretta. Buongiorno. Buongiorno, siamo proprio in ritardo. In ritardo. Intervistate lei che è il braccio. Mentre in casa ecco, naturalmente è il momento clou. La prima posizione. Arrivano altri uomini, altre moto della polizia, naturalmente, che stanno facendo inizio gara. Ci siamo. Sempre Lisa Longoborghini in testa, si fronteggiano i due treni della Trek Segafredo e del team Bike Exchange. Viene avanti Grace Brown, ora Sara Roy, la campionessa nazionale d'Australia, prova a sorprendere le avversarie, lo scatto di Sara Roy. Campionessa nazionale d'Australia, sono sulla strada principale di Colico, stanno per arrivare, stanno 3 km dalla conclusione proprio qui. Sara Roy, la pronta risposta di una atleta della Canyon SRAM, prova ad accodarsi una terza atleta della Ceratizit WMT. 2 km 700 metri alla conclusione, 700 metri veramente pochissimo. Sara Roy è Tiffany Cromwell, l'australiana, che prova a dar man forte a Sara Roy. Provano a far la differenza su tutto il gruppo le due atlete che mantengono un minimo margine di vantaggio. Tiffany Cromwell, Sara Roy, dietro c'è un atleta della Ceratizit WMT, ripassa davanti ancora Sara Roy, la passista australiana, campionessa nazionale in carica, ma il gruppo dietro sta rapidamente rinvenendo sulle due attaccanti ai 2 km dalla conclusione. Bella azione di Cromwell e Roy, ma il gruppo si riporta nuovamente
sulle due atlete che hanno tentato l'avanscoperta nella finale di oggi. Gruppo nuovamente del tutto compatto, si mantiene davanti Tiffany Cromwell, l'australiana della Canyon Sram. Ora Marta Lack, la polacca della Ceratizit WNT, in prima posizione. Dietro di lei la compagna di squadra, la tedesca Ammes. Avanzano anche le atlete della Ale BTC Lubiana, altrettanto fanno le ragazze della LIV, ma ora torna nuovamente davanti il treno della DSM, formazione che ieri ha conquistato il successo sul traguardo di Carugate grazie allo sprint vincente di Lorena Vives. La Ceratizit con Katrine Hammes, con la campionessa nazionale di Germania Lisa Brennauer sulla parte destra della carreggiata, 1200 metri alla conclusione. Dalla parte opposta lavorano le ragazze della DSM, un chilometro alla conclusione di Colico. Pronti allo sprint a ranghi compatti. Lizzie Deignan, la britannica della Trek Segafredo, davanti in prima posizione, quarta posizione per Marta Bastianelli, c'è anche Ilaria Sanguinetti e ora cerca di prendere la ruota di Lisa Brennauer. In queste fasi concitate di gara, i preliminari allo sprint conclusivo di Colico, ritornano davanti le atlete della DSM. Parte Corin Rivera, parte la velocista statunitense Corin Rivera e siamo alla vittoria di un atleta della Movistar. Ad imporsi Emma Cecily Jorgensen, la danese di Movistar, ha sorpreso le atlete della DSM. Emma Cecily Jorgensen si aggiudica la tappa di Colico. Piazza d'onore per Corin Rivera, la statunitense della DSM. Terza posizione per Marianne Voss. Il bellissimo sprint di Emma Cecily Jorgensen e vittoria a Movistar Team.